Ed eccoci tornati in diretta ancora alle Fonti Trading Week, ma attenzione, questo è l'appuntamento dedicato ai certificati con Riccardo Falcolini, Unicredit Investimenti. Ciao Riccardo e benvenuto, bentornato perché è la seconda tua apparizione da noi oggi. Ciao Manuela, eh sì, esatto, seconda apparizione, ormai sto diventando sempre più di casa. Esatto. Beh. Bene, bene, mi trovo benissimo, lo sai ovviamente che mi trovo benissimo e quindi sono ben contento di partecipare a un doppio appuntamento Ma oggi. permettimi di dire che peraltro, insomma, ancora di più, visto che abbiamo affrontato il tema dei certificati nella nostra tavola rotonda di oggi, permettimi di dire che ancora di più dobbiamo dare spazio ai certificati proprio perché abbiamo scoperto, e lo ribadiamo anche qui, che insomma, i certificati come forma di investimento sono sempre più seguiti dagli investitori. E quindi ribadiamo, ripartiamo da questo concetto per andare poi su quella che è stata la distribuzione del mercato. Riccardo, partiamo sempre da qui. Sì, confermo e sottoscrivo, come suol dirsi, quanto detto nella tavola rotonda di questa mattina, quanto hai riepilogato poco fa. I certificati sono sempre diciamo, più seguiti, abbiamo un buonissimo riscontro da parte della clientela retail, ma anche da parte di quello che è il pubblico, dei promotori e dei consulenti finanziari, che stanno utilizzando e che pian piano si affacciano anche a questo mondo, e utilizzano i certificati come alternativa di investimento o ai fondi comuni che fondamentalmente la facevano da padrona nei portafogli dei clienti, piuttosto che ai titoli obbligazionari. Ovviamente, come ben sai, come abbiamo più volte detto, di certificati ce ne sono tantissimi, di tantissime tipologie, quindi ovviamente sta al promotore e al cliente scegliere quello che è il certificato più consono alle proprie esigenze. Esatto, però Però abbiamo anche sicuramente. detto, Riccardo, esatto, e qui almeno ci buttiamo anche sul tema che ci porta a vedere qualche prodotto nel dettaglio, che anche per i prossimi mesi, insomma, si pensa che la tendenza a quantomeno a informarsi sui certificati possa continuare. Sì, Manuela, noi abbiamo un ulteriore riscontro non solo in termini di volumi di negoziazione nostri, di Unicredit, quindi su prodotti Unicredit, ma anche su partecipazione ai nostri eventi di formazione, che come sai e come abbiamo più volte detto sono eventi esclusivamente online per il momento, perché gli eventi fisici sono tutti rimandati al dopo estate. Buona partecipazione, anzi ottima partecipazione dei clienti, un notevole incremento non solo nei periodi di lockdown per forza di cose, perché ovviamente i clienti erano tutti a casa e quindi tendevano a informarsi, ma una partecipazione costante anche ora che più o meno si sta riprendendo la vita normale, si è ritornati in ufficio, quindi anche con le attività normali, quindi abbiamo riscontrato comunque un notevole interesse anche Manuela per il riascolto delle registrazioni e dei webinar, quindi non solo partecipazione online, ma anche insomma tutto quello che viene registrato poi viene rivisto costantemente dai clienti, quindi vuol dire che c'è un crescente interesse verso i certificati e verso appunto questo nuovo mondo. Ecco, infatti, e poi vabbè, a proposito di predisposizione degli investitori, insomma, così almeno poi andiamo a vedere qualche esempio, cosa stanno cercando in questo momento, così poi capiamo anche cosa proponete voi. Certo. Allora, intanto faccio un piccolo passo indietro, Sì. Manuela, perché non ti avevo risposto in precedenza sulla distribuzione di Ah mercato. sì, perfetto, certo. Distribuzione di mercato, Manuela, siamo sempre intorno ai 60 milioni di euro di turnover giornaliero, parlando esclusivamente del mercato Sedex. Quindi, diciamo, un volume medio in aumento. Prodotti tradati, prodotti negoziati con sottostanti principalmente indici a leva, FTSE MIB e DAX, ma anche indice Eurostoxx Select Dividend 30, e ulteriormente qualche azione italiana. Noi ricordiamo che diciamo, gli investitori italiani sono sempre molto attenti e molto concentrati sul mercato domestico, quindi diciamo che i prodotti con sottostanti azione italiana sono sempre presenti e sono tra i più negoziati sul panorama.││ 】││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 
Quello che noi abbiamo visto però, Manuela, in questi mesi è anche comunque un notevole interesse verso prodotti con sottostanti internazionali, facenti parte del mercato tedesco piuttosto che del mercato francese, ma molto molto interesse verso quei prodotti, verso appunto quei certificati con sottostanti del mercato americano, prevalentemente tecnologiche, nel settore tecnologico, che è un settore che è stato più resiliente alla, al ribasso di messo di mercato a cui abbiamo assistito in precedenza. Ok. Ottimo, va bene Riccardo. Allora sì, tecnologico, insomma, no, stavo pensando proprio a tutto il comparto tech, ne parliamo sempre, quindi anche da questo punto di vista ritorna, insomma, poi anche qui si aspettano inevitabilmente dei consolidamenti, perché poi sai quando ci sono, sai perché stavo riflettendo, perché poco fa abbiamo ricordato insieme a un altro ospite che poco ha a che fare con i nostri discorsi, però insomma lo ricordiamo quello che è successo nel 2000, no? Quindi con la bolla tecnologica che poi invece aveva portato a una situazione ovviamente il classico cigno nero, ma per l'enfasi eccessiva che c'era stata lì, ma insomma non è questo il caso, però bisognerà vedere poi se si consoliderà questo trend, ma questo vale per tutte le cose, no Riccardo? Quindi insomma vedremo. Va bene, sì, dimmi. Beh, sì, diciamo che dobbiamo capire un po' come si evolverà il mercato. Ovviamente tutti si aspettavano, o comunque non tutti, ma la maggior parte degli analisti si aspettavano un doppio minimo o un secondo ribasso dopo l'ondata di marzo. Il mercato in realtà, si è mantenuto laterale in una situazione appunto attuale, quindi vedremo cosa succederà. La bravura dell'emittente in questo caso nostra è quella nostra, come ovviamente io faccio le veci di Unicredit, ma in Italia ci sono vari emittenti, poi sta all'investitore scegliere il prodotto con una diversificazione non solo in termini di sottostante, ma anche in termini di asset class, ma soprattutto anche in termini di emittente. Diciamo, la bravura dell'emittente in questo caso è creare e strutturare, porre sul mercato più prodotti che permettano di sfruttare le varie esigenze e le varie condizioni di mercato, magari prodotti per momenti laterali piuttosto che prodotti che vadano e che permettano di affrontare eventuali ribassi anche forti come quello che abbiamo visto a marzo. Insomma, diciamo che noi come Unicredit abbiamo un'ampissima gamma di certificati quotati sul SEDEX e sull'EuroTLX, fatta appositamente per chi insomma vuole sfruttare le condizioni o qualsiasi Sì, condizione di mercato. ok, va bene Riccardo, direi che la premessa che abbiamo fatto oggi è stata molto ampia, ma del resto è stata la mattinata dedicata un po' ai certificati, hanno avuto un ruolo di protagonista all'interno della nostra Trading Week e allora adesso attraverso il sito investimenti.unicredit.it, attraverso soprattutto la selezione di Riccardo Falcolini, andiamo a dare qualche strumento, a consigliare qualche strumento. Poi voi potete prendere contatto direttamente con Riccardo e il suo team. Allora, procediamo, Riccardo. Certo, Cosa mi hai allora portato procediamo. oggi? Senti, Emanuela, io ho fatto una selezione, un best of, nel senso che ieri concentrandomi su quelli che potevano essere i prodotti di interesse, sono andato a pescare tra le varie categorie di certificati. Allora, intanto partirei con questo, con un top bonus sul settore delle aerolinee, quindi diciamo con sottostante Air France KLM. Con codice ISIN Aspetta, DE0000. allora DE, aspetta un secondo Riccardo, ci sono Vai, vai. DE000, vai. Sì. HV4, E di Empoli, D di Domodossola, U1. Ok. Allora, vediamolo subito. Eccolo qui, top bonus. Vediamo la pagina del prodotto, è semplicissimo, potete seguire tutte le caratteristiche dal sito e ovviamente adesso le elencherà Riccardo. Vai Riccardo. Perché questa scelta intanto, Manuela? La scelta del top bonus, allora, siamo a cavallo delle ferie, ok? Quindi siamo al 29 di luglio, qualcuno inizierà già a chiudere le valigie, insomma, in procinto delle ferie. Il top bonus l'ho scelto perché ha un'osservazione della barriera discreta, quindi esclusivamente a scadenza. In questo caso la scadenza di questo prodotto è dicembre 2020, quindi una scadenza abbastanza ravvicinata di pochi mesi. Il prodotto quota 93
0,03 in lettera, quindi 93 euro in questo momento, e nel caso in cui, ovviamente diciamo che il certificato in questo caso, in questo momento, va a scontare quella, la situazione particolare del settore e soprattutto dei titoli di questo settore come Air France, come possono essere Lufthansa o quant'altro, perché ovviamente è stato uno dei settori principalmente colpiti dalla, diciamo, dalla pandemia e dal Covid. Quindi è un prodotto che quota sotto la pari, quota 93, prevede una barriera posta al 70% rispetto al prezzo di emissione, in questo caso una barriera a 3,33, una barriera che è relativamente vicina a quello che è il prezzo spot, quindi il prezzo attuale dell'azione Air France, che è 3,74. Ma ricordiamo, è una barriera che sarà osservata esclusivamente a scadenza, quindi a dicembre 2020. Al momento, quindi, Manuela, essendo così vicino o comunque prossimo a quello che è la barriera, che ricordiamo essere 3,33 euro, il certificato quota sotto la pari 93, e nel caso in cui a scadenza non sia violato questo livello di 3,33 euro, permetterà all'investitore di incassare un premio, quindi un bonus di 120 euro. Quindi, insomma, un rendimento interessante, un rendimento potenziale del bonus di circa il 29%, che se lo rapportiamo su base annua equivale a dire un 76% di rendimento. Sì. Ovviamente però la distanza, come vedi dai dati della pagina, presenti sulla pagina, la distanza tra il prezzo spot, quindi del settore, del titolo Air France, e la barriera è abbastanza ravvicinata, quindi un 11%. Ovviamente cosa comporta, o meglio, perché questo titolo paga tanto? Paga tanto perché c'è un premio a rischio più elevato dovuto alla rischiosità del sottostante, dovuto alla rischiosità del settore. Ovviamente certificati strutturati su settori più tranquilli in questo momento, come non so, possono essere magari le utilities eventualmente, o più tardi, piuttosto che titoli del settore tecnologico, hanno premi a rischio più basso. In questo caso ovviamente il settore è particolarmente colpito dalla pandemia, quindi dal Covid, e quindi, come abbiamo visto, i titoli Avio hanno perso molto, quindi di conseguenza, essendo più rischioso, il premio a rischio è più alto, quindi un buon bonus a 120%. Ok, ottimo, io sto facendo anche vedere il grafico, Riccardo, io mostro tutto, poi questa, certo, è la pagina comunque di riferimento, ma insomma Riccardo Falcolini sei molto più esaustivo della pagina che comunque serve per tenere a mente le cose. Ottimo, allora ci hai spiegato anche il perché. Grazie. Di questo strumento, andiamo avanti con un altro esempio. Sì, rimaniamo sempre sulla stessa categoria, sì, Manuela. Va bene, dai, facciamo un altro top bonus, sì. Facciamo un altro top bonus, cambiamo però sottostante, quindi passiamo su un settore lusso del mercato italiano, relativo auto di lusso, quindi un top bonus su Ferrari. Sì. Maturity più lunga, non dicembre 2020, piuttosto che passiamo a dicembre 2021. Codice ISIN, Manuela, in questo caso è DE000, sì. HV4, sì. F di Firenze, F di Domodossola, sì. Sì. D di Domodossola, sì. Q8. Q8? No, no, U di Udine. Ah, va bene, va bene, va bene, ci siamo. Ok, eccolo qui Ferrari, d'accordo. Andiamo a vedere la pagina del prodotto, eccole qui le caratteristiche, vai. Certo, allora ricordiamo, come il precedente strumento, che questi sono certificati quotati sui mercati finanziari, quindi sui mercati regolamentati, in questo caso sul SEDEX, dalle 9.05 alle 17.30. È una premessa importante, noi lo ricordiamo sempre, perché noi parliamo delle caratteristiche ovviamente dei titoli, e quindi parliamo della maturity. Non è necessario però, ricordiamolo, non è necessario portare il certificato a scadenza. Il certificato può essere anche rivenduto in caso di un apprezzamento appunto dello stesso, sì. E quindi il cliente, nel caso in cui voglia, può venderlo anche prima della scadenza, incassando l'eventuale capital gain, l'eventuale gain generato dall'aumento dei prezzi. Allora, in questo caso
Le caratteristiche sono, abbiamo detto, uno, maturity un po' più lunga, in quanto è una maturity di dicembre 2021. Scusami, giugno 2021, non dicembre, Sì, no, giugno infatti, 2021. esatto, eccolo qua, sì. Pardon, avevo visto male. Una barriera posta al 70%, quindi 70% del prezzo strike iniziale, che era 158 euro, quindi equivale a dire una barriera posta a 110 euro. Al momento l'azione quota circa 154 euro, quindi diciamo siamo a bene o male molto vicino al prezzo di fixing iniziale. Questo è un prodotto che è stato emesso di recente, è stato emesso circa 15 fa, a metà luglio 2020. Qual è il suo funzionamento? Al momento si acquista a 99,40. Nel caso in cui a scadenza, che è, ricordiamo, è giugno 2020, non sia violata la barriera, andrà a ripagare 105 euro, quindi l'ammontare massimo di 105 euro. Nel caso in cui invece a scadenza l'azione Ferrari si trovi al di sotto di quello che è il suo valore in barriera, il rimborso sarà un rimborso che seguirà la performance del titolo. Quindi, in base all'andamento del titolo, verrà ripagato il top bonus. Ricordo perché questa scelta in questo momento, perché essendo in un momento di vacanza, bisogna anche quasi, quindi procento di vacanza, secondo me, Emanuela, bisogna anche staccare e riposarsi mentalmente dai mercati finanziari Sì. che ci hanno tenuto un po', diciamo, sulle spine quest'anno. Quindi meglio un prodotto con barriera discreta piuttosto che un prodotto con barriera Chissà se ce la continua. faremo, perché poi i mercati, insomma, sono sempre lì perché sanno che le notizie riservano delle sorprese in agosto, però effettivamente magari riuscire ad allentare un po' serve e quindi ci sono anche degli strumenti ad hoc. Sì. Ok. Sicuramente, secondo me, allentare un po', diciamo, la tensione che forse in questi mesi è stata abbastanza alta serve nettamente, per poi ripartire con la seconda metà dell'anno alla grande e, insomma, vedere che cosa ci riserverà appunto il momento, diciamo così. Dimmi tu se posso andare avanti, magari cambiamo Andiamo tipologia di avanti, direi di cambiare prodotto. tipologia, te lo stavo proprio dicendo io, così almeno vediamo qualche altro strumento che abbia magari delle indicazioni diverse, quindi che risponda a delle esigenze diverse da parte degli investitori. Sì, allora io direi rimaniamo su settore dei trasporti aerei con un cash collect, quindi in questo caso cambiamo tipologia di prodotto, cash collect worst off, quindi basato su un paniere di titoli composto da Air France, Lufthansa e EasyJet. Ok, Ti andiamo. do il DE, codice sì, ISIN. DE000. Perfetto, HV4, F di Firenze, Sì. D di Domodossola, Napoli 3. Napoli 3. Eccolo qui, questo cash colletta. Va bene. Dunque, pagina del prodotto, Riccardo, che caratteristiche ha questo Allora, strumento? caratteristiche, intanto come il precedente top bonus si acquista sotto la pari, ricordiamo si acquista sotto la pari perché sconta le difficoltà del settore al momento, quindi si acquista a 90,85. È un prodotto di recente emissione, quindi è stato emesso insomma, ai primi giorni di luglio 2020, quindi meno di 20 giorni fa, con scadenza luglio 2023, quindi maturity finale di 3 anni. Barriere poste al 60% rispetto ai prezzi di fixing iniziale. Ricordiamo tra l'altro che in questo caso la barriera, come il top bonus, è una barriera che viene osservata esclusivamente a scadenza, quindi non in continuo, ed è un prodotto quonto, quindi nel senso anche se i sottostanti quotano in maniera diversa dall'euro, questo certificato viene negoziato esclusivamente in euro. Le barriere, come diciamo, sono poste al 60%. Caratteristica fondamentale è questa, è che trimestralmente, quindi trimestralmente, paga un premio condizionato, quindi solo al verificarsi di una determinata condizione, pari al 10% del prezzo di emissione iniziale, quindi che era 100 euro, quindi in questo caso un premio di 10 euro trimestrale, a patto che
tutti e tre i sottostanti alla data di rilevazione trimestrale siano al di sopra della barriera, delle loro barriere. Quindi anche in questo caso un rendimento interessante dovuto alle cedole. Ovviamente la cedola è più alta man mano che aumenta la rischiosità del sottostante o del paniere dei sottostanti. Quindi in questo caso abbiamo insomma una cedola corposa. Ovviamente ricordiamo, Manuela, però è una cedola condizionata, viene pagata esclusivamente a patto che tutti e tre i sottostanti siano al di sopra delle loro barriere iniziali. Ok, certo, certo. Infatti lo stiamo vedendo. Ecco, sì, diciamo che non la difficoltà, però insomma quello che la rende più anche performante, se vuoi, Riccardo, per certi versi, è proprio quello, no? Che abbiamo tre sottostanti. Certo. Ok, esatto. E ricordiamo anche altra caratteristica importante, Manuela, sì? È che nel caso in cui questi titoli diciamo riprendono forza, tonicità e si riportino al di sopra dei loro livelli di fixing iniziale, quindi quelli che abbiamo osservato all'inizio luglio, c'è la possibilità appunto che lo strumento sia rimborsato in anticipo, in quanto prevede la clausola di autocallability. Quindi a partire da gennaio 2021, ogni tre mesi, quindi ogni trimestre, è possibile anche il rimborso anticipato nel caso in cui tutti e tre i sottostanti siano al di sopra dello strike iniziale. Ok, ottimo. Allora Riccardo, andiamo con un altro e direi ultimo esempio, quindi seleziona quello che credi possa completare degnamente questo spazio dedicato ai certificati e poi naturalmente parliamo di eventi e diamo tutti i riferimenti per mettersi in contatto con te. Allora, cambiamo totalmente tipologia di prodotto, passiamo da un prodotto da prodotti più di investimento a un prodotto di trading, e lo facciamo con una logica, con una doppia logica, che può essere una logica speculativa piuttosto che una logica di protezione di portafoglio. Sì. Allora, in questo caso parliamo di un turbo open end, sì, con codice ISIN DE000HV4CDCOMO M di Milano 53. 53. Poi ci sono un paio di domande, quindi facciamo questo, poi velocemente, certo, le leggo. Allora, intanto vediamo il prodotto. Allora facciamo così, diamo una velocissima view, dato che non abbiamo molto tempo. Turbo open end put significa che questo prodotto si apprezza man mano che il sottostante, che è il Puzzimib, perde valore. Prevede una barriera al di sopra rispetto a quello che è il valore attuale, una barriera in questo caso che passa a 22.225 punti. Il valore attuale del Fuzimib è intorno a 19.760 punti indice, e quella che abbiamo detto essere la barriera piuttosto che lo strike, in questo caso coincidono, è una barriera che viene rivista e viene ricalcolata giornalmente sulla base di quello che è il costo del finanziamento, perché in questo caso questi sono dei prodotti a leva per cui diciamo l'investitore spende solo una piccola parte di quello che è il costo necessario per entrare in posizione, e la restante parte invece viene finanziata dalla banca. Okay. In questo caso, Manuela, qual è la caratteristica? La caratteristica è che in caso di violazione della barriera viene effettuato il disinvestimento, quindi si perde tutto l'investimento iniziale. E la doppia logica di cui parlavo prima è o la logica di trading che può essere di breve ma anche di medio-lungo periodo, quindi diciamo sono convinto che il trend rimarrà negativo e costante sul FTSE per più giorni, anche per più settimane, quindi sottoscrivo, acquisto questo turbo con una logica di ribasso, piuttosto che ho già un portafoglio composto da prodotti ed azioni del FTSE MIB, sottoscrivo questo prodotto con una logica di protezione, quindi di portafoglio. Ovviamente è importante ricordare i pesi nel momento in cui si inizia una logica di portafogli, copertura portafoglio, bisogna equipesare l'investimento nel turbo
è quello che è la composizione del portafoglio, altrimenti se non si pesa bene l'uno e l'altro si rischia di rimanere scoperti su una piuttosto che sull'altra gamba. Ok Riccardo, allora guarda un paio di minuti, intanto stiamo mostrando ancora il prodotto che ha descritto Riccardo Falcolini, ancora un paio di minuti per rispondere a queste due domande. Allora Mario chiede come mai UniCredit non emette certificati con la protezione airbag? È così Riccardo? Non so se possiamo rispondere a questa domanda. Sono allo studio, anche prodotti con airbag, Sì? insomma, pian piano andremo ad emettere qualche prodotto, se non erro, non vorrei, insomma, dire una cosa non corretta a Mario, se non erro qualche prodotto è stato lanciato sul primario, però confermo che per i prodotti, insomma, quotati in direct listing sul secondario ancora non vi è. Questa non vi è questa caratteristica della protezione airbag, ma sono allo studio e sicuramente saranno oggetto di future emissioni. Ok, invece c'è un altro amico che mi dà un codice ISIN, vuole sapere se le cedole sono a memoria. Se vuoi io te l'ho detto, poi ovviamente se riusciamo a rispondere bene, se no magari. Volentieri. Ecco, perfetto. Allora, dopo Sì. lo metto anch'io, intanto lo do a te. DE000HV4, ovviamente. Firenze Domodossola, Napoli 3. Vediamo, adesso lo rimetterò anch'io. Controlliamoci. Sì? Cash collect worst off era quello di cui abbiamo parlato poco fa, Ah, era credo, quello, che era aspetta. Ah, appunto. Sì, sì, era quello. bravissima. Eh sì, non me lo ricordo Esatto. a memoria, insomma, il codice Ma no, ISIN. figurati, Ah, guarda, ok, no, guarda, l'ho ripreso le anch'io. cedole L'ho sono a ripreso memoria. anch'io in questo momento. No, non sono a memoria. Le cedole in questo caso non sono a memoria. Nel caso in cui non viene pagata la prima cedola o comunque la cedola non si ha diritto, quindi insomma nelle date successive, quindi non prevede effetto memoria. Ok, va bene, vedi che siamo riusciti a rispondere. Eventi, Riccardo, in conclusione. Andiamo a vedere sempre sul sito, è facilissimo, li vedete qui gli strumenti formativi, gli eventi della settimana. Allora, eventi, Emanuela, abbiamo questo pomeriggio sarò ospite alla trading room di Renato De Carolis tra le 4 e le 5 di questo pomeriggio. Poi, per quanto riguarda i webinar in programmazione, abbiamo un ultimo webinar domani che è 30 luglio. Per agosto, momentaneamente ci fermiamo con quella che è la programmazione per riprendere in modo tonico e vigoroso da settembre con tantissimi appuntamenti. E ovviamente rimangono però fissi quelli che sono i nostri appuntamenti settimanali con voi di Le Fonti e con Classi NBC il venerdì mattina tra le 10:30 e le 11:00. Va bene, non potremmo far pubblicità a un'altra televisione, ma insomma te lo concedo, Riccardo Falcolini, va bene? Va bene, scusami, No, ma ci mancherebbe, dai, no. gentilmente scusa. Sai che ormai c'è, insomma, questo modus operandi scherzoso che abbiamo, però insomma, va bene, C'è. voi, chi ci segue deve rimanere sulle fonti TV, no? Insomma, anche perché c'è la Trading Week che Ovvio. continua, va bene. Allora, Riccardo, peraltro ci sono anche altre domande, io invito tutti gli amici, poi noi torniamo con Riccardo Falcolini, anzi se è il caso magari lo contattiamo anche più frequentemente se lo volete così caldamente come state dimostrando oggi, però nel sito che abbiamo mostrato, insomma Unicredit, investimenti.unicredit.it trovate anche tutti i contatti, quindi insomma veramente, Assolutamente. ecco, veramente scrivete a Riccardo che è disponibilissimo con il suo team a rispondere alle vostre domande. Allora, grazie Riccardo Falcolini e a mercoledì prossimo. Grazie Emanuela, grazie a voi per le domande. Si vede che è un interesse crescente. Quando volete sono a Esatto. disposizione, potete anche chiamarmi e farmi la carrambata, diciamo, insomma, sarò a vostra disposizione per qualsiasi necessità. Ottimo, grazie mille ancora allora per questa collaborazione. Dunque, noi abbiamo terminato la prima parte di live della giornata, però guardate, oggi ci sono veramente molti, intanto state continuando a scrivere, ottimo compromesso tra rendimento e protezione del capitale, riferito a uno strumento in particolare. Beh, questa è sicuramente la sintesi perfetta anche di quello che stiamo cercando di darvi in questa Trading Week. Dicevo, ci sono molti approfondimenti
approfondimenti interessanti subito dopo la pubblicità. Intanto la puntata, la social identity e l'influencer marketing post-Covid-19, ospite mio sarà Marco Bacini, CEO di MB Group. Parleremo proprio dell'importanza del marketing e di essere influencer, che sono due facce della stessa medaglia, quindi naturalmente in questo periodo post-Covid. Come è cambiato anche modo di fare business attraverso tutto quello che è il digitale. Allora, Marco Bacini è venuto a trovarci e ci racconterà quello che insomma ha riportato nella sua esperienza e poi tanti altri approfondimenti, recovery fund, le nostre pillole informative e formative, per poi tornare live sui mercati e con la nostra Trading Week a partire dalle 14:30. Oggi vi terrà compagnia Giacomo Iacomino e poi altro appuntamento per la giornata, la Fed con la riunione mensile e Jerome Powell che parla naturalmente alla stampa in diretta a partire dalle 19:30. Insomma, la giornata è ancora lunga, restate con noi e ci vediamo presto sulle fonti TV.